E pensate se questi genitori cattolici, o tutti cattolici, avessero il controllo sulla società, a cosa si potrebbe arrivare? Beh, ai roghi, ai campi di sterminio, ai massacri. Cioè, rendetevi conto che probabilmente alla modella, non gli fregava niente, gli fregava soltanto di uscire il meglio possibile nella foto per vendere di più. E sicuramente, se fossimo stati in altre epoche, dove saremmo finiti? A rogo. Allora, dove saremmo finiti? Sono sacerdoti i primi colonizzatori dell'Africa nera. Troviamo preti a testa dei conquistadori spagnoli che massacrano gli indios in America. Sono preti i primi a organizzare la tratta degli schiavi. Infatti fu il Vaticano a ordinare nel 1344 la conquista delle Canarie. E fu probabilmente il vescovo di Las Casas, dopo la conquista dell'America, a suggerire di costruire, di sostituire gli indigeni che non reggevano il loro lavoro massacrante e le malattie portate dai coloni con schiavi africani. Poi, sin dall'inizio del 1500, i missionari in Africa organizzarono la propria tratta degli schiavi in America, con tanto di navi missionarie attrezzate allo scopo. Si parla di decine di milioni di nativi americani uccisi in battaglia e in prigionia, sterminati dalle malattie e dagli stenti. Il disastro fu tale che si calcola che solo in Messico la popolazione passò da 25 milioni di indigeni nel 1520 a meno di 1,5 milioni nel 1595. 25 milioni di persone sterminate, che vuol dire, però bisogna almeno raddoppiarle perché nel frattempo sono nate, che vuol dire almeno 50 milioni. Ci sono preti a benedire Winchester che decimano i nativi del Nord America. Ma per ogni nero che arriva schiavo in America, 9 prigionieri morivano durante la cattura, viaggio fino al porto di imbarco e la traversa. Si può parlare perciò di 190 milioni di morti fatti dai cattolici. Questo è il cattolico. Se vincono i genitori cattolici, questo è il futuro. Sì, ma anche dopo, perché il comportamento così è chiaro. E leggiamolo appunto con un'altra notizia. Noi sappiamo sempre dei casi dei preti pedofili, cioè, che appartiene sempre alla normalità di tutti quanti i cattolici cristiani, e questa tendenza. Allora, rendetevi conto il livello di diffusione che può arrivare la presenza del caso di pedofilia all'interno della realtà di cui noi parliamo. Allora, è venuta fuori la notizia, tutti conoscono Tony Blair, che è il primo ministro inglese. Sì, poveraccio. Vabbè, d'accordo, è il primo ministro, ufficialmente ha un potere pubblicamente sindicale. E soldi. Allora, gli alunni dell'istituto frequentato dai figli del premier denunciano abusi subiti da un prete da parte del religioso, almeno 6 vittime. Alcuni degli allievi della prestigiosa Rome Catholic London Oratory School temono di essere stati contagiati. Londra si indaga sul cappellano morto di AIDS. Cioè, rendetevi conto, questa è una scuola in cui c'è soldi? Esatto, in cui sicuramente gli insegnanti venivano filtrati, venivano curati, venivano selezionati, in cui si manda il figlio del primo ministro inglese. Tra le altre cose. E qua ci sono almeno 6 vittime. Di AIDS, non stuprati. Esatto. Di AIDS. E tenete conto che appunto questa è una scuola cattolica, cioè si chiama appunto scuola cattolica romana. Cioè, e questo è significativo, cioè, perciò rendetevi conto di qual è la dimensione della diffusione del fenomeno, cioè, nel senso, perché non è il caso di dire è il prete di periferia o del paesino disperso o è un povero disgraziato, è uno che teoricamente praticamente insegnava in una delle migliori scuole inglesi. E pensate che l'Inghilterra non è un paese cattolico, è un paese cristiano, ma è un anglicano, non appartiene a essere cattolico. Perciò rendetevi conto della dimensione e del quanto è tragica questa diffusione e come denota qual è la mentalità diffusa all'interno dei cattolici verso l'educazione verso i bambini e qual è il comportamento da tenere verso i bambini. Sì, ecco, io volevo aggiungere un'altra cosa, cioè, ricordando un piccolo particolare di quanto arriva la falsità dei cattolici e dei cristiani per demolire questa società. C'è stato un anniversario che pochi hanno ricordato. Di un trentennale. Il primo dicembre del 1970 veniva approvato il provvedimento che è presentato dal socialista Fortuna e dal liberale Baslini. La legge sul divorzio compie 30 anni. Più di 700.000 coppie hanno fatto richiesta. Cioè, in 30 anni, 700.000 divorzi. Ecco, io vorrei ricordare a chi ha l'età, a chi ha visto la campagna per il referendum, se si ricorda,
quali erano le tematiche in cui si venivano fuori. Io avevo anche le fanfanottole, cioè le sparate di fanfani, c'era roba allucinante, cioè terrorismo puro. Cioè, ecco, ricordatevi che i cattolici dicevano: se passa il divorzio, la famiglia verrà distrutta, tutto verrà annientato. Benissimo, in 30 anni soltanto 700.000 casi di divorzio. E adesso io vengo a chiedere se le famiglie italiane sono distrutte, sono sconvolte, sono cambiate radicalmente, sono state annientate, cioè c'è stato un peggioramento della condizione familiare. Sai, i cattolici hanno un po' meno miseria da sfruttare per mettere in ginocchio le persone. Cioè, ma allora rendetevi conto che questo esempio è una notizia in cui se fosse stato il compleanno di qualche cardinale sicuramente avrebbe avuto più notizia, avrebbe avuto più spazio sui giornali. E questi qui tranquillamente hanno terrorizzato, hanno fatto delle affermazioni pure dire alle persone: non andate a determinare le vostre esistenze. Cioè, rendetevi conto, in 30 anni soltanto 700.000 coppie hanno fatto richiesta di divorzio. E dopo 30 anni, a me non mi sembra che la famiglia italiana sia peggiorata, sia annientata, sia sul lastrico, sia sull'orlo del fallimento, che i figli non vengano educati, non vengano seguiti, che i genitori siano meno responsabili verso i figli perché esiste il divorzio, che le persone siano meno responsabili perché tanto dico poi possiamo divorziare. Eppure, se è giusto ricordarlo, per chi c'era e chi è venuto dopo, che queste erano le affermazioni che facevano i cattolici. Ma perché le facevano? Perché dicono: voi non potete determinare la vostra vita, siamo noi che decidiamo cosa dovete pensare, cosa dovete fare, come dovete agire, come vi dovete comportare e dove dovete andare. E per capire quanto avessero potuto essere a volte disumani, questo lo ricordo che è un libro cristiano questo, i preti bianchi, basta ricordarsi che spesso venivano mandati a fare missionari quei sacerdoti che si erano macchiati di gravi crimini ed erano considerati indegni del loro ufficio in Europa. Questo fatto portò alla fama che i preti si conquistarono in tutto il mondo colonizzato, quella di maniaci sessuali e stupratori. Essi benedissero tutte le forme più infami di apartheid. Fra queste, in molti paesi dell'Africa, attenzione, esisteva quella che faceva divieto ai neri di commerciare con i bianchi o coltivare ortaggi. Ricordate come è stata costruita la miseria in Africa dai preti cattolici. O cereali nelle zone nei quali la monocoltura dei latifondi bianchi era obbligatoria. Coltivare le zucche costava una mano la prima volta, un piede la seconda e la terza, la testa la terza volta. Cioè la miseria che c'è in Africa è stata costruita dai preti missionari. Ricordatevelo questo. Ogni volta che date un obolo alla Chiesa, li aiutate a costruire la miseria. Cioè, ecco, anche perché in questo periodo c'è una campagna di raccolta di fondi a favore della Chiesa in cui si dice aiutate perché aiutano tutti, in cui esiste tutta una serie di pubblicazioni che cercano di dire date il contributo perché fanno qualcosa di bene. Non fanno assolutamente niente di bene perché il loro desiderio è solo quello di acquisire un potere, un controllo e soprattutto di impedire alle persone di realizzare se stessi. E difatti esiste, noi dicevamo, parlavamo prima del discorso dei 30 anni della legge sul divorzio, benissimo, ma non pensate che questo sia una cosa di 30 anni fa. È uscito da poco, purtroppo solo in francese, un testo che parla della storia del diavolo. Ma perché è così importante questo testo? Perché dice: riecco Belzebù per la salvezza di tutti, la Chiesa vuole resuscitarlo imponendo alla gente la sua egemonia. Cioè si arriva in questo senso a dire: esiste qualcuno, se voi non siete capaci di fare la vostra esistenza, di agire, perché siete influenzati e noi dal diavolo, certo, cioè noi ci ridiamo sopra, certo. Ma loro ci credono e sono disposti a tutto pur di salvare le vostre anime. Anche gli esorcisti qua di Treviso, sì, quelle porcate che hanno fatto. Hai notato come è sparita la questione? È sparita, proprio perché hanno trovato che gli esorcisti erano gli unici colpevoli, i cattolici. Sì, e ora pensate che anche non da poco sono uscite tutta una serie di raccomandazioni su come si fanno gli esorcismi, su come... sì, cioè esiste tutto quanto un decalogo. Basta pensare che la notizia è del 24 novembre, un decreto del cardinale Ratzinger contro messi miracolo e riti sensazionalistici, esorcismo e guarigione, ecco i 10 comandamenti, cioè hanno stabilito un comportamento per l'esorcismo. Cioè, questo comportamento per l'esorcismo, che poi è un atto di assurdità, in quanto abbiamo avuto i casi di Treviso e in altre parti d'Italia di esorcismo, basta pensare ad esempio anche alla bambina che è morta in Calabria perché pensavano che fosse indemoniata, una bambina di pochi mesi è stata da picchiarla, malmenarla perché il diavolo doveva sfuggire. Rendetevi conto
a voi può far sembrare da ridere il discorso che quando parli di esorcismo, certo, di possessione, ma loro ne sono convinti, loro lo affermano, loro lo portano avanti, loro lo sostengono, e soprattutto il problema più grosso è che loro attribuiscono il discorso della presenza del demoniaco, del diavolo, del demonio, del Beelzebù, la percepiscono e la proiettano, la danno sulle vostre azioni, sulla vostra esistenza, cioè dicono voi non agite in base alla vostra volontà, in base al vostro desiderio, in base alle vostre passioni, ma agite perché qualcuno vi spinse, perché qualcuno vi ha sedotto, perché qualcuno vi ha traviato, perché qualcuno vi ha indicato male, e di conseguenza noi vi dobbiamo salvare. E difatti anche il discorso di affrontare i problemi del mondo, non vanno ad affrontare i problemi del mondo per come sono, ma dicono esistono perché il diavolo fa questo. Ricordavo qualche trasmissione fa che negli Stati Uniti, di fronte al casino, al marasma delle elezioni americane, in cui si diceva c'è qualcosa che non funziona nel nostro meccanismo elettorale, in cui non funzionano i macchinari per conto dei voti, i cattolici dicevano fa è una mossa di Satana per creare caos. Sì. Questa è, noi ci ridiamo sopra, ma questo è il concetto loro, cioè la Chiesa vuole suscitarlo per imporre alla gente la sua egemonia. Cioè, questa è una cosa da fondamentale. Va bene, Francesco. Sì, andiamo avanti, sì. Guardai. Sì, ancora qualche minuto e dopo daremo il telefono. Sì, intanto preparatevi 049-700-700, poi sarete pronti. Io fra un 5-10 minuti diamo il via alle telefonate, non subito. Ecco, allora io voglio aggiungere a queste notizie di questo tipo, cioè a questa criminalità monoteista del cristianesimo, di tutti quelli che si richiamano a Cristo e ai valori di Cristo, perché torniamo a ripeterlo, quello che stanno facendo, quello che hanno fatto, e bisogna rimarcarlo, e noi andremo sempre a dirlo, non è perché hanno tradito il messaggio di Cristo, ma perché cercano di applicare il meglio possibile, il meglio al massimo delle loro possibilità, quello che Gesù Cristo ha predicato e voluto, sia chiaro. Questo lo possiamo però dire soltanto noi pagani. Perché questo? Perché noi consideriamo l'oggettività in cui viviamo frutto delle determinazioni, frutto della vita e frutto delle proprie costruzioni. E pure Claudio, non ti preoccupare, è frutto delle nostre costruzioni. Per cui noi possiamo dire questo. Chiaramente un anticlericale non può dire quello che diciamo noi, perché non ha delle determinazioni religiose, ma va a condannare ciò che fa il clero. Uno che è ateo non può dire quello che facciamo noi, perché parte sempre dal presupposto di negare ciò che è il Dio padrone nella vita. Ma non fa un discorso religioso, fa un discorso civile un ateo, mentre noi che facciamo un discorso religioso andiamo alla fonte di ciò che porta le azioni, cioè della religiosità delle persone che vanno a produrre le azioni. Per cui noi possiamo fare un discorso, questo non significa che gli altri non lo possono fare, chiaramente parliamo dal punto di vista dell'etica comportamentale, cioè della moralità e del modo di essere delle persone. Noi facciamo un discorso che è direttamente contro il macellaio di Sodoma e Gomorra e contro il Gesù di Nazareth come criminale, perché le sue affermazioni sono affermazioni da criminali. Chiaramente un anticlericale può essere anche un cristiano, cioè può credere che Gesù sia buono e naturalmente dividere quello che è il Gesù dalla Chiesa, ma quello fa un anticlericale. Noi invece lo facciamo da pagani, cioè vediamo tutto il male, tutto il marcio che la Chiesa ha fatto, non è il prodotto della malvagità della Chiesa, ma è il prodotto degli insegnamenti del Gesù di Nazareth. Questo deve essere chiaro. Sì, ecco, io vorrei leggere in parallelo a queste notizie date sul comportamento dei cristiani e dei monoteisti, leggere altre due notizie che danno la dimensione di come ci si comporta al di fuori di una realtà di tipo monoteistico. Allora, tutto il monoteismo impronta e non costruisce niente sul discorso di controllare gli altri, di possedere gli altri, di annientarli e di impedire di fare le cose. E i monoteisti hanno solo bisogno di fare le cose per gli altri e non per se stessi. Allora, noi abbiamo due esempi archeologici abbastanza famosi, che sono le piramidi e Stone Age. Logicamente Chino non accetta la capacità dell'uomo, delle persone, dei popoli, della gente di costruire, dice fa, non è possibile che una civiltà di disgraziati, di poveracci, di mentecatti possa costruire le piramidi. No, sicuramente è arrivato qualcuno da Atlantide, sono arrivati gli UFO. Gli UFO. Sono arrivati lì perché questi non erano capaci di niente, erano delle scimmie, degli stupidi. Al limite frustavano gli schiavi, prendevano frustate gli schiavi, anche un Ford, cioè,
Sì, cioè, questo qua denota la tipica, questa è la mentalità cristiana, cioè di dire. Io so che faccio delle interruzioni, però tieni presente che l'uso di 100.000 schiavi per costruire le piramidi viene fuori da Erodoto, è una panzana, cioè è una storiella che, siccome era l'unica che riusciva a capire Erodoto, che i preti egiziani li raccontano ad Erodoto, sa, 100.000 schiavi che avevamo usato per fare piramidi, col cavolo, dovrebbero mai infatti i lavori archeologici hanno dimostrato che nessun schiavo poteva lavorare alle piramidi, perché 100.000 schiavi alle piramidi sono io 200.000 soldati. Sì, ma a parte quello, ma dai, dobbiamo anche riconoscere una cosa fondamentale, cioè che la mania di vantarsi, cioè, scusa, i cristiani dicono fa noi rappresentiamo un Dio creatore che ha fatto il mondo, vuoi che, scusa, i sacerdoti egiziani dicono fa noi siamo di Bari, contro... cioè, di fronte c'è, cioè, una simile panzana, cioè, è anche divertente, nel senso che vuol dire che la raccontavano bella, però cioè, non devono dire fa no perché è arrivato, perché è arrivato il Dio creatore, è sceso giù con la sua manina e in 7 giorni ha fatto il mondo e il settimo si è riposato, che, cioè, non, hanno avuto l'intelligenza di dire noi siamo stati veramente bravi perché abbiamo riuscito a controllare 100.000 schiavi. Cioè, questo, cioè, anche a livello di panzane c'è anche la spada più rossa, insomma. Esatto, cioè, nel senso che la cosa del genere, una teoria del genere, cioè, nel senso, dimostra anche di dire io ho la capacità, cioè, nel senso che noi riusciamo a costruire questo perché ci appartiene, certo, questo. E infatti anche perché poi le cose venivano fatte perché a loro servivano, perché avevano una validità, cioè, e non pensate che le piramidi fossero soltanto, e questo l'hanno anche affermato molti storici e anche archeologi, che fossero fatte soltanto per essere delle tombe, no. Cioè, nel senso, questa logicamente, sai, è una deformazione del dire esiste uno spreco di energie che non è finalizzato. E nessuna civiltà dell'antico si permette di sprecare delle energie così consistenti per realizzare solo delle tombe, cioè, questo è concepibile solo all'interno di una logica cristiana, certo, in cui dice siccome il mondo è creato da Dio noi possiamo distruggere qualsiasi cosa, tanto Dio ci penserà. E esiste, probabilmente se esistono tutta una serie di cose anche documentate che servivano anche ad altro, però hanno fatto alcuni calcoli archeologici. Tutto iniziò nel 2467 a.C., ci sono le prove, cancellate le teorie su Atlantide e UFO. L'età delle piramidi è scritta nelle stelle, scoperta, furono costruite in linea con l'orsa. Ecco, questo dimostra che di fronte alla capacità delle persone di buttare via le cose assurde, le cose folli, le cose pazzesche, si può anche comprendere la realtà degli avvenimenti e delle cose e di come vengono fatte. Ma la cosa significativa di tutte queste, cioè di tutte queste costruzioni è che queste non venivano fatte per ingannare gli altri, venivano fatte perché loro ne avevano bisogno ed avevano una conoscenza, e soprattutto non sono arrivati al punto di dire noi siamo superiori a voi, siamo più bravi perché abbiamo costruito le piramidi. A noi le piramidi servono, noi abbiamo la capacità, noi le costruiamo per il nostro scopo, per il nostro desiderio, per la nostra bellezza, per quello che noi ci serve, e a noi servono. Non le facciamo dire perché esiste questo, perché sono più bravo, ti devi sottomettere, o perché mi devi riconoscere superiore. Certo. Cioè, questo è anche significativo, e non c'è appunto la volontà di andare verso l'esterno per imporre questo. Si può raccontare la panzana allo storico, dice al giornalista, fa, beh, la sparo più grossa, ma certo, è una cavolata. E questo si aggiunge un'altra cosa, cioè nel senso che hanno fatto una scoperta su Stonehenge. Il mistero della nuova Stonehenge, scoperta in Galles a 4500 anni ed è 30 volte più grande. Una Stonehenge 30 volte più grande della Stonehenge che conosciamo, con molte parti in legno. Sì, 1400 obelischi in legno deposti a cerchio. Ma allora, rendetevi conto, che società organizzata poteva esistere? Che capacità tecnica di allineamento? Perché pensate, Stonehenge com'è, trovavano una 30 volte più grande. La capacità che devono aver avuto queste popolazioni considerate dei selvaggi, i cristiani pensano sì, 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 come selvaggi, esatto, di incapaci, di uomini della pietra che sicuramente erano lì a fare i cannibali, sicuramente facevano i cannibali, sì, sicuramente no, sacrificarono per costruire andando a sacrificare i figli, sicuramente sacrificavano i figli. In effetti tu provo a pensarci anche nei libri di storia, no, fino a qualche anno fa, adesso forse ci sono un attimo impensato, l'uomo delle pietre era uno che faceva sì, cioè, questo faceva 50 anni ma veramente fuori, cioè solo un cristiano può avere un'idea del genere, cioè è allucinante. Sì, 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 no, ma
Questo denota però il fatto di costruire un qualcosa e di non voler andarlo a propagarlo, significa chiaramente che si riconosce negli altri la stessa capacità, certo, e che le cose vengono sempre fatte per un proprio desiderio, per una propria volontà, e, cioè, e che vengono fatte non distruggendo, perché non c'è traccia di cosa hanno fatto ad esempio tutti i conquistadores in base agli ordini del loro Dio creatore, delle popolazioni che hanno incontrato. Sono andate ad annientarle, hanno demolito, hanno saccheggiato, hanno lasciato distrutto. E queste popolazioni non avevano bisogno di fare questo, il che significa che la loro impostazione, derivata anche da una visione spirituale o religiosa diversa, gli permetteva di entrare in contatto, di stare uniti, di organizzarsi. Il fatto stesso, quando mai il Dio dei cristiani o qualsiasi Dio dei monoteisti va a occuparsi dei problemi di un popolo, di una città? Quando mai nella Bibbia viene messa l'importanza a una città? Viene messa l'importanza della città in maniera... Quando si distrugge. Esatto, perché ad esempio quando arrivano, che poi è una balla, quando arrivano e trovano Gerico, cioè no, devono soltanto distruggere Gerico. Non sanno vivere con Gerico. Sì, cioè, non sanno trovare un accordo con la popolazione, cioè, ma poi tra l'altro devono annientare completamente, cioè nel senso devono proprio non lasciare niente, cioè, devono proprio creare il deserto, la distruzione completa. Cioè, quando trovano un'altra popolazione non sono capaci al limite di renderli in stato di schiavitù e di mantenere una loro identità, no, questi qua sono solo capaci di dire vanno sterminati perché appartengono a un'altra visione religiosa, ma il fatto che loro vadano a sterminarli è perché il loro Dio creatore gliel'ha detto, è perché d'altronde se tutto il mondo è creato da un unico Dio, vabbè, noi che siamo i suoi rappresentanti possiamo anche annientare il mondo. Va bene, 049-700-700, 049-700-838, un messaggio particolare per Andrea che mi ha scritto un'email, gli risponderò nella seconda trasmissione alle mail, spero di ricordarmi. Pronto? Sono Basilio da Padova. Dica. Ma io diciamo basilarmente sono d'accordo con quello che dite voi, però ve la prendete tanto col cristianesimo e con quello che dice Gesù di Nazareth. Il problema è che da quando si è morto quel povero Cristo, tutto quello che lui ha veramente fatto è stato modificato. Dove? Quello che ha fatto veramente. Nomi, cognomi, sì, le coordinate. Posso rimaneggiate 50.000 volte. Posso chiederti una cosa? Ma da chi? Sì. Tu hai qualche fonte particolare per dire questo? Cioè, quando tu fai questa affermazione, da dove la prendi questa affermazione? Ci sono degli antichi scritti. Sì? Che la Chiesa Cattolica logicamente dice che sono addirittura eretici. No. Dove c'è alcune parole che si attribuiscono al Gesù di Nazareth. Sì. Queste parole dicono in modo semplice, spezza un pezzo di legno e là ci sarò io, alza una pietra e là ci sarò io. Scusa, questo vuol dire che il sistema cattolico clericale non deve esistere, non devono esistere le chiese, non devono esistere i preti. Scusa, quello che tu dici è stato ritrovato a Nag Hammadi, io ne ho fatto una trasmissione apposta, circa 40 anni fa, ma quello che tu dici non ha costruito la storia, e il fatto che noi sappiamo che esistessero decine di religioni misteriche, questo non cambia la storia, cioè questo non cambia che l'unica verità che ha inciso sugli uomini sono i quattro Vangeli ufficiali, che dopo a Nag Hammadi sono stati trovati altri Vangeli e ci fossero molte religioni misteriche. Quello che tu dici per esempio fa parte degli adonisti, gli adonisti erano dei fenici e seguivano Adone, fa parte delle religioni misteriche che sono state rubate anche queste dai cristiani, come le statue, come i riti, come le feste. Però capisco che questo è paganesimo, cioè è una via alla conoscenza propria di un tipo di paganesimo. Che poi i cristiani le abbiano rubate per usarle nei loro scritti, certo lo hanno fatto, però sta di fatto che quei loro scritti rappresentano il Gesù che loro dicono. L'altro, quello che dici tu, è Adone che muore e risorge ogni anno con la primavera. E ci sono delle vie alla conoscenza, ma appartengono al paganesimo, non al cristianesimo. Il problema è questo, il cristianesimo che intendete voi non è il cristianesimo che intendono i preti di Zen. No, no, che intendi tu? Cioè, il cristianesimo che noi attacchiamo non è quello che hai in mente tu, non quello che i preti hanno in mente, esattamente quello che noi attacchiamo, eh?
Sia chiaro questo. Tu dai una visione, come Franco Carraro dà una visione diversa del cristianesimo, cioè lui il Cristo lo vive in maniera diversa, chiaramente non è quello con cui noi ci attacchiamo, noi attacchiamo quello dei Vangeli ufficiali, cioè quelli che ha il prete. Vabbè, allora guardando i Vangeli ufficiali, guardando le Bibbie, guardando gli ultimi tempi, l'Apocalisse eccetera, quello che dice la Chiesa adesso è vero, Satana, tutto quello che viene fatto in questo momento... È fatto da Satana, è il covo di Satana, è il Vaticano stesso, perché si è insediato là. Beh, se vuoi metterla così io ne prendo atto. Cioè, è quello che dice gli insegnamenti della Chiesa. Dice che se stesso sei insatanata e quindi non se vai da. Se tu sbaglio. No, è il tuo accuso, no? Cioè se tu che accusi in quel modo la Chiesa, io non la posso accusare in quel modo, devo chiaramente accusare in un altro modo. Io ho letto, per quello che ne capisco, l'Apocalisse e le Sacre Scritture, che dice gli ultimi tempi Satana risiederà nella Chiesa di Dio e la governerà. Beh, quindi, questo se... mi sembra Rasputin che dice questo, è una profezia di Rasputin, mi sembra. Non credo che sia l'Apocalisse. Ci sono anche delle profezie nel cattolicesimo che dicono questo. Sì, beh, Rasputin era cattolico. Cristo è considerato che siamo, secondo loro, negli ultimi tempi. Sì, ma anche Don Bosco ha fatto delle previsioni sui cavalli dei cosacchi che andavano a beverarsi in Vaticano. Anche Don Bosco ha fatto delle previsioni del genere. Purtroppo i cosacchi non sono arrivati. Arriveranno prima. Arriveranno. Allora comunque vi seguo. Grazie. Con piacere. Arrivederci. Ciao. Grazie. Ciao. No, esistono tante profezie in effetti, ma sai, il gioco profetico è un gioco abbastanza difficile da giocare. Sì, ma soprattutto tutti i monoteisti vanno a falsificare, a terrorizzare quelle loro profezie. Certo. Dimmi. Gabriele, piacere ricevere del materiale. Dei libri in particolare, non so, magia, stregoneria, tutto che riguarda. Io ti posso dare solo i materiali che ho io, cioè quello che facciamo noi. Posso darti l'indirizzo magari? Se tu hai internet, te lo puoi scaricare gratuitamente. Non so, non mio, neanche un amico che abbia internet. Neanche uno che ti conosci che ti dà. Io alla Befana mi faccio il regalo di internet. Probabilmente non ha molti soldi. Senti, allora facciamo una cosa, telefono in mia casa, ci mettiamo d'accordo. Sì, dai. Perfetto. Ok? Sì, cioè mi dai il numero in privato? Lo trovi sul elenco telefonico, sai? Allora, Claudio Simeoni. Sì, esatto, Piazzale Parmesano 8. Se non sono una persona clandestina, giuro, Perfetto. Ciao. Sì, no, infatti quello che dico anche agli ascoltatori, cioè internet è uno strumento fondamentale perché vi permette di recuperare una serie di informazioni. Ascolta, però su quello che dici non sei proprio giusto. Probabilmente sbaglierò allora. Sì, sbagli. Allora dimmi. Perché scusa, tua figlia è sempre in chiesa tutte le domeniche. Dai, stronzo. Le cagate, per piacere. Cioè, questa è la dimostrazione della miseria dello scuola. Ciao Giampaolo. Claudio, io mi riferivo agli ultimi tempi. Stavo chiedendomi, ma di che cosa? Gli ultimi tempi di che cosa? Supponiamo che si riferiscano agli ultimi tempi di questa specie di globetto della Terra. Ma il resto? E il resto? Il resto? Qualcuno mi risponda. A quali ultimi tempi si riferiscono? Perché pazienza, i libri storici lasciamo stare. Scusa Giampaolo, ma perché hanno imprigionato Galilei? Perché diceva che era la Terra che girava attorno al Sole e non il Sole attorno alla Terra. Cioè, io sto aspettando che mi diano qualcosa con una certa precisione attendibile, che si riferiscano precisamente a quali tempi? Perché i tempi nostri sono 100 anni, un uomo vive 100 anni circa, no? 100 anni. E il resto? No, perché cazzate, è ora di finirla, insomma, di sparare trombate a tutto piano. Per piacere, datemi delle delucidazioni, perché abbiamo dei computer davanti, abbiamo delle cazzate scientifiche, però sono... Giampaolo, cerca di vivere il più possibile, vedi la fine del mondo sicuramente. Cerca di campare il più possibile, perché sennò ti perdi la fine del mondo. Ma la fine di che cosa? Se non c'è né principio né fine, ma di che cosa? Perché io mi riferisco solamente a un misero orologio che si riferisce un po' al sole, diciamo. Ma via di quello non abbiamo niente punto di riferimento. Quindi accontentiamoci di quella misera scienza che ci fa correre in macchina,
che si fa per capire la radio, la televisione, eccetera, che per quanto misere siano, però i preti e tutti i religiosi non sono capaci di fare a meno di queste cazzate. Allora, Telecom Italia, vogliamo... chiamata urgente per il numero 0 4 9 0 0 8 3 8. Funziona in questo modo. Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 0 4 9 7 0 0 8 3 8. Va bene, sì. Glielo diremo, no, ma in effetti gli imbecilli sono tanti, milioni di milioni, sai, anche la vita è fatta così. Il problema grosso è un altro, è che i cristiani hanno sparato tante di quelle cazzate, in effetti sono impegolati nelle loro cazzate, sì. Ce ne hanno sparate talmente tante che non sanno più come tirarsene fuori adesso. Sì, ma infatti devono sempre inventarsene qualcuna, qualche giustificazione, qualche nuova teoria. Ma la cosa fondamentale che io dovrei dire questa fa, provate a pensare... la necessità che hanno i monoteisti di terrorizzare sempre con qualcosa. Pensate soltanto a quello che viene portato avanti del peccato originale e pensate soprattutto che quello che viene fatto dai monoteisti non è fatto a tradimento dell'opera di Cristo, ma viene fatto sull'opera di Cristo, anche perché una cosa che deve essere sempre considerata, che è basilare, cioè di quello che è la storia, cioè nel senso la storia viene costruita con certi documenti, con certi fatti, con certi avvenimenti. Quello che da 2000 anni viene anche documentato abbastanza regolarmente non è confutabile. Cioè non potete venirmi a raccontare che all'epoca di 2000 anni fa esisteva chissà quale gruppo religioso organizzato, chissà quale teoria. Sì. Buonasera. Sono Anna di Borgo Ricco. Allora, vediamo qua cosa dice Garazon, cioè ha ragione lei quando dice, ecco, leggo un palinsesto, era chiamato così, non la mia inventata televisione, il palinsesto. Si chiama palinsesto una pergamena il cui testo primitivo è stato raschiato perché si potesse scrivervi un testo nuovo, poiché la pergamena costava molto e i monaci del Medioevo usarono spesso pergamene di autori pagani per scrivervi dei testi cristiani. I reagenti chimici permettono ora, talvolta, non sempre, di far comparire l'antico testo, e quanto si è fatto col palinsesto qui rappresentato, e si riferisce al libro di storia che ho io, sotto un testo di Sant'Agostino, a piccole lettere ricopiate nel VII secolo, si è ritrovato sotto a questa pergamena ricopiata del monaco nel VII secolo, si è ritrovato un testo di Cicerone, che un copista del IV secolo, cioè tre secoli dopo Cristo, aveva scritto su due colonne e a lettere capitali. Ha capito? Sì. Ecco, quindi a lei non dico nessuna novità, ma tanto per rassicurare quel signore che... Lo stemma dei gesuiti mi pare che gli ha... rappresenta nell'ovale centrale tre lettere IHS, vero? È così? Mi sembra di sì. Sì, no, no. Consiglio. Più sotto, tra la croce in alto, ci sono sotto tre chiodi, sotto fuori dall'ovale, sì? Di X, ci sono tre chiodi della croce, diciamo, ecco, che vorrebbero ricordare la croce. Le tre lettere nell'ovale centrale, nella descrizione latina, vogliono dire ogni ginocchio si pieghi nel nome di Gesù. Ogni ginocchio Bene. Si pieghi. Poi l'ultima faccio la notista oggi. Il cardinale Giordano si adopererà per fondare un'associazione per i perseguitati della giustizia. Oh, che bello! Ecco, siccome mancava alla Chiesa, che guardando tutta la storia medievale ci saranno 500.000 associazioni, sì? Ne avremo un'altra. E siccome ci saranno anche i cretini usurati qua dentro, perché ci andranno anche loro sperando che il cardinale Giordano poi diventi buono, ecco, anche inconsapevolmente, perché fanno un sacco di confusione. Comunque l'ho letta qui questi giorni, questa roba qua. Invece stamattina chi era di turno, che era Arcadio, si chiama Arcadio, siamo perdere le altre trasmissioni, no, per piacere, no, non ho suo, ok, no. Ok, va bene. Mi piaceva parlare con lei per questa cosa, sì, di Arcadio, sì. che parlava della comunione e liberazione. Allora, sappiamo tutti che l'ha inventata
l'ha inventata il signor Loyola, vero? Sì. No, Giussani, Giussani il fondatore. Sono il Comunione Liberazione Loyola, no, ha inventato i domenicani. Sì, no. Gesuiti e domenicani, mi sembra. Gesuiti, ecco. Sono stati i gesuiti del signor Loyola, che è nato nel 1491, ufficiale spagnolo, come l'ha detto lei, sì, che ha preso la palla, le palle sulle gambe, palle. Sì. Sì. Ecco, ha preso le palle sulle palle, l'ha detto lei, un mese fa, scusa, sai, sì, io guardi che io la seguo, sa. Ecco, e lei le dice quasi tutte giuste. Ecco, si reca a studiare dopo la disgrazia, si reca a studiare teologia a Parigi, risulta da lei. E nel 1534, va bene, fonda un'associazione privata, lo sapeva? No. È privata, scritto nel libro di storia, alla quale diede il nome di Compagnia di Gesù. Eccolo qua. Ma stucca il bottone, lei, stucca il bottone per... Telecom Italia, chiamata urgente per il numero. Sì, beh, fra poco dovremmo anche chiudere perché Mario è già arrivato. 049 0. Va bene, dai. Dimmi. Le faccio un'indiscrezione, si faccia dare il segreto dal signor Franco e lui riesce a bloccarli. Sicuro. Va bene, dai. Quindi qui c'è sabotaggio. Sì, ma va bene, no, così. No, non importa, sa per dire, insomma, lei. Devo lasciare però la regia adesso, sai, Anna. Io la ringrazio. Io grazie a lei e spero che mi dia il telefono ancora. Sì. Grazie. Sì. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, chiudo qui la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo perché ho Mario giustamente che vuole il suo posto. E poi, comunque vedo che Mario è arrivato con uno stressore scritto viva il Cardinale Giordano, perciò vi sapete comportare. Vi do appuntamento per stasera alle ore 19 e grazie per l'ascolto. Ciao a tutti. La risposta ad Andrea alle ore 19 oggi, sai, grazie. Ciao.